roba, ragazzi, che ci si arrostisce, quindi meglio evitare. Curve, radici, è tanta roba. Abbiamo sfatato un mito: lo zolfo non puzza. Passiamo per l'hotel dei Conti, dove abbiamo dormito e mangiato molto bene. Ringraziamo per l'accoglienza e ora si sale. Prima salita di giornata. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io e Darwin siamo scesi e siamo venuti in Toscana. Ci troviamo qua a Castelnuovo in Val di Cecina. Siamo qua con Federico. Buongiorno. Uno dei ragazzi che gestisce tutta la trail area insieme a un altro Federico e hanno fatto, e a Riccardo e hanno fatto questa organizzazione che hanno chiamato MTB Castelnuovo. Hanno fatto dei trail che dicono essere stupendi, adesso vedremo se realmente sono così, fatti completamente da loro, però penso che ci racconteranno poi strada facendo. Adesso siamo saliti da Castelnuovo circa 300 metri di dislivello, mezz'oretta. E nada, ci troviamo davanti al primo trail di giornata che si chiama Aia dei Diavoli. Davvero fantastico, hanno messo i cartelli, c'era anche la civetta scolpita. È super interessante, sono stati bravissimi. Hanno fatto anche queste cassette, visto che non ci sono fontane, che così qualcuno se rimane secco, magari facendo anche una piccola offerta, può riempirsi la borraccia. Non vedevo davvero l'ora di ricominciare ad andare in bici dopo la stagione invernale. Oggi purtroppo sarebbe anche caldo, ma c'è sotto un vento bello freschetto. Però dai, scendiamo e andiamo a scattarci. Piccolo scherzetto, alla fine, siccome mi hanno raccontato che è una trail area davvero per tutti i livelli, non partiamo con l'Aia dei Diavoli perché è un trail già bello incazzato, però andiamo ancora un po' avanti dove partono tutti i trail. Che bella sta strada! Dicevi ieri che ci sono 6 sentieri. Sono 7 sentieri, di cui uno sta finendo la costruzione, che è la nostra easy line adatta a tutti, anche alle famiglie, e poi gli altri sono, salgono tutti di livello. Partiamo dal verde fino alla nera. Eccoci arrivati in cima al DOS, che figata! Ci sono tutti i cartelli con i nomi dei trail. Si parte, io mega gasata, non vedevo l'ora. Questi sono appena fatti, freschi freschi, e hanno fatto praticamente tutti questi sentieri scavati a mano proprio per dare l'opportunità a tutti di girarci. Secondo me è una delle cose più difficili, riuscire a costruire un trail da zero flow con queste fragole. Adesso ragazzi si imbroglia. Piccolo passaggio sul pick up. Siccome vogliamo vedere tutti i sentieri della zona oggi, anche se abbiamo l'elettrica, siamo degli scansafatiche, prendiamo lo stesso il pick up. E come ci diceva il secondo Federico, se volete potete scrivere sulla loro pagina Instagram, che vi lascio qua sotto in descrizione. E qua c'è anche un cartello dove hanno segnato tutti i trail, almeno a me piace ragazzi un sacco perché mi fermo sempre a guardare. Verde Infernacci, che è il trail più lungo di tutti, 2,2 km. Ready? Siete? Yes. Tutti i nomi dei trail, invece di dare magari qualche nome un po' stupido, l'hanno voluto prendere dai nomi delle zone, dei posti che ci sono qua. Secondo me è davvero una bellissima idea. Sogno, mi mancava un po' per dei trail, adesso è un po' prenderla con fidanza giusta. Bello questo scassettino giusto. Ora parte un misto divertente. Yes. Perfetto per chi vuole cominciare magari ad avere un approccio anche allo scassato. Mi sto divertendo troppo. In audio.
altro. Io in fondo avevo le mani che non frenavo più. Sono divertente, bravissimi. Sì. E poi mai troppo ripido. Sì. Sì. Ecco la roba bella. Per tanti trail sono anche fighi, però in tre curve sei arrivato. Abbiamo anche il ripido. Ritornati di nuovo in cima, siamo all'inizio di Pratone, adesso facciamo Ostrogoli, che è sempre un trail blu. Dai, raccontateci un po' di questi trail, della storia, è sempre piacevole ascoltare. In pratica ci sarà un po' stancati di prendere sempre la macchina, andare in giro, Massa, Castiglione della Pescaia, insomma i nostri posti qui vicini. Da tutti gli amici. Da tutti gli amici, e si è detto, ma perché non si fanno anche da noi due sentieri, così insomma che fra settimana magari ci si allena un po', ci si diverte, e poi da cosa nasce cosa, da uno sono venuti fuori sette. Ogni sentiero ha la sua storia, sono tutti differenti per tipologia, come si diceva prima. Ora quello andiamo a fare ora è una delle ultime novità dell'anno scorso, che ogni anno comunque riaggiorniamo sempre tutti quanti i passaggi, i sentieri, e li rimoderniamo. Questi sentieri avevano un inizio di sentieristica storica che abbiamo riutilizzato, però poi li abbiamo tutti rimodernati e adattati alla bici per renderli più caldo, in sicurezza per chi fa il nostro sport. Top. Ed è anche per quello, ragazzi, che hanno deciso, che secondo me è una genialata, che dovrebbero fare dappertutto, di utilizzare i segni verdi e bianchi per le bici, diversamente da quelli che conosciamo, penso, tutti della SAT, bianchi e rossi. Questa trail area, che è davvero molto varia di tutti i livelli, è vicinissima a quella di Massa, infatti è 20 minuti di macchina, si è anche vicinissimi a Follonica, Piombino, quindi secondo me se avete anche una settimanella da fare qua in Toscana è un paradiso, potete venire e girarvele tutte. Madonna, qua un altro drop, è figo perché come vedete è proprio per tutti, chi vuole droppare droppa, se no chicken e si vola. Risaliti un'altra volta e siamo davanti a quella di stamattina che pensavo di fare subito, la Via dei Diavoli, che è un trail nero e dovrebbe essere abbastanza incazzato. Let's go! Parte flow, sembrerebbe, e mi sa che dopo va sempre più scazzato. Comunque secondo me è mattinata top, perché siamo proprio partiti dal verde e mano a mano si sta alzando il livello. Bene ragazzi, un altro trail portato a casa, e non so se la GoPro ha registrato il mio mezzo volo. Molto figo il trail, ci sono alla fine solamente due passaggi tecnici e poi tutte le curve finali, che purtroppo la GoPro era scarica, però molto fighe e un po' ripide. E adesso andiamo a farne un altro trail prima del pranzo. Abbiamo fatto circa 1200 metri di dislivello e abbiamo fatto, mi pare, 5 trail o 4, non ci ricordiamo. Allora, ora abbiamo fatto Via dei Diavoli, che è il nostro primo sentiero più storico costruito, che è nero. E ora andiamo in Istregaia, che è l'altro nostro nero, che a differenza di Via dei Diavoli, dove è caratterizzato principalmente dalle pendenze, questo qui è caratterizzato invece da radici. Contropendenze, curve appoggiate, è più naturale, però per quanto ci riguarda è il nostro sentiero, diciamo, preferito, e che solitamente è più racing rispetto a quell'altro insieme a Via dei Diavoli. Adesso mi sto piacendo. Adesso dovrebbe iniziare la parte figa figa con le radici nel boschetto. Guarda anche che figo con il muschio. Curve, radici, è tanta roba. Arrivati dopo 5 trail di nuovo al borgo di Castelnuovo, che è davvero molto molto carino, poi una dronata e vi facciamo vedere. E ora momento più bello della giornata, quello del cibo. Vuoi venire in Toscana e non prendere una schiaccia con la Finocchiona. Con la finocchiona, pecorino e pomodorini secchi, wow. Thank you.
settimo trail di giornata a bomba. Questo trail qui è un po' come il limoncello, no? È quello che ci vuole dopo un pasto. Partenza per Bruciano. L'ultimo trail che ci manca di quest'area qua. Poi invece vi porterò a vedere qualcosa di particolarissimo qua vicino. Andiamo a fare un trail diversissimo. Aver ricominciato, sono gasata, però non ho il gas come vorrei. Sto andando molto, molto esplorativa oggi. Però vabbè, l'importante secondo me è sempre divertirsi. Bello questo. Scassato, mi piace. Bene ragazzi, diciamo che siamo riusciti a fare tutti i trail di un'intera area e per me è la cosa che più mi piace, mi dà più soddisfazione di tutte. Quindi adesso andiamo Monte Rotondo Marittimo, Monte Rotondo Trail Aria, dove facciamo una cosetta che non da tutti e non in tutti i posti, eh. Quindi ragazzi, noi ci spostiamo col pick up, però se volete c'è tutto il collegamento in bici, circa un quarto d'ora. Il top sarebbe farlo dalla fine di Infernacci. Una delle caratteristiche di questo posto sicuramente sono tutte queste centrali geotermiche, che praticamente utilizzano il vapore che viene estratto dal terreno e praticamente lo utilizzano per creare energia elettrica. Queste qui che si vedono sono torri di raffreddamento, il vapore viene convogliato dentro, condensa e l'acqua viene riutilizzata per coltivare il vapore, il resto va su come in atmosfera, quindi no, è vapore. La cosa importante è che non c'è lo sfruttamento e basta, invece l'acqua viene riniettata, ritrova la temperatura, ritorna ad essere vapore e è un ciclo. Partenza per questo sentierino su Monte Rotondo. Madonna ragazzi, c'è un odore di zolfo che non avete idea. Guarda che curva che ci hanno fatto. Guarda. E tutte le biancane. Lo volevi l'odore di zolfo? Minchia. Nuova Zelanda? Mi sembra di essere tornati in Islanda. Se vai su ti scaldi le mani. Ecco, in pratica qui è come si vedono le fumarole, guardate che colori, e il trail passa proprio qua. Quello che, se te senti il puzzo dopo a marce è l'idrogeno solforato, è l'H2S. Che è idrogeno più zolfo. Esatto. Zolfo non è, è un metallo, cioè un non metallo, in odore. Abbiamo sfatato un mito, lo zolfo non puzza. H2S puzza, e se puzza non è nemmeno dannoso. Ma che figo che è, cioè ci si può andare dentro in bici, pazzesco, con questa luce. Bellissimo, salutiamo le fumarole, esperienza mega, quindi se volete vedere qualcosa di diverso ve lo consiglio. Ultimo pezzettino di trail e si riscende. E siamo arrivati in buona compagnia al bike center qua di Monte Rotondo Marittimo. È un po' il punto d'appoggio anche per Massa Vecchia, per i tour. Sì, sì, voi dovete portare il gruppi da Massa Vecchia a Monte Rotondo e continuare verso Castelnuovo. Sì, cioè essere tutti collegati per avere una rete gigante di trail. Sì. Grazie a tutti, la collaborazione è nata, questa collaborazione tra di noi con Massa e Castelnuovo, e di mezzo c'è Monte Rotondo, che è nata, come diceva giustamente Ernesto, non da moltissimo, ma si sta già sviluppando bene. L'importante è non avere campanilismo e usarsi, tra noi siamo amici, collegare tutti i posti, o sì, può diventare qualcosa di migliore come altre realtà hanno insegnato. Noi domani invece faremo un giro sempre qua a Castelnuovo, molto più turistico. Adesso, siccome fa un freddino, andiamo a farci la doccetta, mettiamo via e poi andremo anche a cena. The next day.
saluto anche l'hotel ai Conti, un ringraziamento speciale per questa fantastica ospitalità e si parte verso la nuova giornata tutta serena. Breve transfer e siamo arrivati a un secret place. Buongiorno ragazzi, e dopo la super giornata di ieri molto intensa per tutti i tre che abbiamo fatto, oggi giornatina sicuramente più chill, perché qua i locals oggi ci portano a vedere le cose più belle, caratteristiche che ci sono a vedere del posto, per fare magari dei giretti in bici anche molto più semplici. Che entrata! Madonna, che si entra qua? Cosa c'è lì? Un passaggio per le buche fiorentine. Ah no. Passaggio, lì, eh? Che posto? Due o tre giri di livello proprio belli, per famiglia, tedesche, le tedescate si chiamano noi. Allora, Monte Castelli, Pisano, che è una frazione del comune, si sviluppa su una parte circolare, quindi andando in quella direzione si può fare tutto il giro, si riscende e possiamo vedere sia la torre che la chiesa medievale. E c'è la piazza che ha la vista più bella forse di tutto il comune. Che figo. Vai. Ci piacciono le viste. Adoro i paesini toscani. In audio. Tutti questi borghetti toscani sono semplicemente adorabili, li guarderei tutti. Poi bene o male sono molto simili, però ognuno è caratteristico. Here we are again. Altra piccola tappa di perlustrazione a un ponte. Io adoro tutti i ponti. Ed arrivati a vedere anche il bellissimo ponte sul Pavone. Che Pavone è il torrentello qua che ci scorre sotto. A me piacciono sempre un sacco perché mi immagino come hanno fatto a costruire delle opere così. Cioè, in quei tempi è risale al Medioevo, forse prima. Adesso stiamo un po' facendo un check e non so come facevano a costruirle, a congiungerlo. Probabilmente questo portava l'acqua, era un ponte per l'acquedotto. Un passaggio anche a Sasso Pisano, dove ci sarebbe il biolago aperto però solo l'estate, dove immergersi. Arrivati al lavatoio. Ma che figo! È calda? Sì. Ma davvero? Questa acqua termale? Sì, sì. Mi piacerei qui. Ah. Cioè, questo ragazzi è magic. Bellissimo. Adesso vorrei proprio immergermi e starmene lì tutto il giorno. Scotta? Scotta. Che figata. Ed ora ragazzi, arrivati, pausa pranzo in un posto particolarissimo, perché si andrà a provare una cosa davvero unica nel suo genere. Okay. Sono l'ideatore, diciamo. Ok. Allora, il birrificio nasce per sfruttare l'energia geotermica. Ok. Questa è la nostra peculiarità. A noi ci arriva il vapore di Engrin Power a 230 gradi con una pressione di circa 6 bar. Noi tramite uno scambiatore di calore si trasforma in acqua surriscaldata che è impostata a 136 gradi, e quella è tutta l'energia che a noi ci serve per quando si fa la birra, perché ce ne vuole tanto di calore. L'acqua viene riniettata, che ha due funzioni, una quella di non inquinare e una quella di rialimentare il bacino. Per questo è un'energia rinnovabile. Okay. Voi pensate, è un birrificio qualunque che sfrutta però le energie invece che geotermia fossili, ogni volta che viene fatta una birra immette nell'atmosfera circa 4 kg di CO2 ogni 100 litri. Ah, ok. Noi ogni 100 litri. Noi zero. Arrivato il momento delle birre, che hanno tutti un nome collegato alla geotermia, quindi c'è la Weiss e la Geyser. Proviamo. Cicin. Finito anche il pranzo e ci dirigiamo con il sindaco, che ci racconterà qualcosa, verso le fumarole, che utilizzano appunto il vapore per fare la birra. Sono caldi pure i sassi. Hai detto, abbiamo un cacchetto, ti salvando. Ti salvando. Madonna che figa. Bello, eh? Acqua bollente.
cozze, sembrano quasi geyser. Ecco, voi avete visto molte cose della geotermia, del territorio. Questo è l'unico posto, ecco, l'unica località dove i fenomeni sono ancora attivi, come potete vedere. Cioè, questo ci dà la sensazione di come potesse essere la nostra zona prima che lo sfruttamento industriale avesse reso meno superficiali e quindi meno evidenti i fenomeni geotermici, perché sono anche fenomeni di superficie. Qui abbiamo quindi la geotermia al naturale, non produzione di energia elettrica, bensì quello che naturalmente si produce. Il vapore arriva a quasi 200 gradi e l'acqua a circa 100. Roba, ragazzi, che ci si arrostisce, quindi meglio evitare. Abbiamo trovato anche un mini geyser. Che figo. Di ritorno a Castelnuovo, visto che abbiamo finito di vedere un po' le cose più belle e meritevoli che c'erano nella zona, direi che erano un bel po'. Siamo quasi in cima e poi si scende. Ritornati in centro al nostro solito baretto, dove concludiamo qua queste due bellissime giornate a Castelnuovo in Val di Cecina con una bella birra. Direi Trail Aria super approvata, e come vi ho già detto è perfetto se volete venire magari a farvi anche una vacanza di 7 giorni, perché potete variare da Piombino a Massa, venire qua, cioè bellissima la Toscana, davvero dovete venirla a girare. I trail qua, i ragazzi hanno fatto un super lavoro, davvero complimenti, li ringraziamo ancora per l'ospitalità, per averci fatto conoscere questa realtà che spero che piano piano venga conosciuta sempre di più. Quindi anche voi, se vi capita, venite, contattateli, come vi ho detto, se vi interessa qualsiasi cosa, che sono super disponibili. Vi lascio la pagina qua sotto nel link in bio. Fanno anche, come abbiamo fatto noi, risalite col pick up. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, seguire anche Erwin se avete voglia, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e nada, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.